Benvenuti a una nuova puntata del Conclave, sono Davide Fenu, del secolo Fenucottero, e vi parlerò di quello che è la novità della settimana, a parte la Deluxe Baratheon, la nuova Restricted List. Prima di addentrarci nei cambiamenti e parlare di quali carte sono presenti nella Restricted List e perché, mi permetto di fare per i nuovi giocatori un piccolo background, una storia. Raccontarvi un pochino la storia di questa Restricted List, perché esiste e qual è il suo obiettivo. Allora, intanto c'era anche nella 1.0. Questa Restricted List, nel Nago 2.0, che è il gioco che state giocando, è nata per esigenze di gioco, perché 2 anni fa circa, mi sembra intorno al nazionale, era uscito un combo di carte, Lannister e Tyrell, molto forte, che denaturava un pochino il gioco. Il giocatore che giocava col mazzo poteva praticamente non schierare nessun personaggio, mettere in gioco con Hirmi Roar, Arnal e altri trucchi dei Lannister i personaggi e fare le sfide, fare 15 poteri in un turno, e insomma l'esperienza di gioco non era esattamente la migliore. Quindi Mamma Fantasy Flight ha avuto l'idea di dire: vabbè, allora sapete che c'è, queste carte non potranno più essere giocate insieme. E da qui è nata la Restricted List, che ha avuto poi nuove aggiunte, qualche carta è stata rimossa dalla Restricted List, e insomma è un argomento abbastanza vivo del gioco, che permette al meta di essere sempre abbastanza vario e rispondere a delle esigenze dei giocatori stessi. Cioè, il vedere delle carte entrare in Restricted List permette la creazione di nuovi mazzi, il nerfaggio, il depotenziamento di altri che invece imperverserebbero nel meta, e quindi rendere il gioco molto più godibile. Dopo questa piccola introduzione possiamo subito passare a vedere quali sono le carte in Restricted List e quali sono state aggiunte. In più ci diremo due robe su questa nuova patch del gioco che è uscita e che cosa è cambiato. Allora, andiamo subito a vedere le prime carte in Restricted List dei Tyrell. Allora, queste carte qua sono in questa lista principalmente per due motivi. Allora, le carte di Tyrell sono quelle che fanno pescare di più e danno più poteri, insomma. Sono le carte, diciamo, più simili a Magic, almeno queste qua. Quindi troviamo tutti gli uomini sono dei buffoni, 6 vergini nella piscina, non mi ricordo come si chiama in italiano, il Rose Banner e il Menestrello. Allora, queste 4 carte qua sono le carte combo che sono state messe in Restricted List perché c'era un combo Lady che permetteva ai giocatori di fare tantissimi poteri vincendo praticamente una sola sfida, giocando tutti gli uomini sono dei buffoni, pescando come i demoni con le 6 vergini nella vasca, nella piscina. E poi c'era Tudor Rose Banner, che è una carta che scomba con il Cavaliere di Fiori della Deluxe. Ok, quindi queste carte sono state messe lì un po' per questi motivi, e anche il Menestrello aiutava, visto che quasi tutte le carte che fanno pescare tutorare sono canzoni, il Menestrello faceva troppo vantaggio. Quindi per evitare di creare dei motori di pesca, motori di denaro troppo forti, queste 4 carte sono state messe in Restricted List. Insieme a queste 4 carte troviamo anche Mace Tyrell e Hightower, che sono 2 carte della Deluxe dei Tyrell molto forti, che scombano insieme. E con The Hightower voi potrete fare un sacco di soldi e pescare un sacco di carte, e appunto riceverete il soldo che serve proprio per fare un potere con Mace Tyrell quando un personaggio Tyrell entra in gioco. Quindi è stato deciso di cercare di togliere queste carte dagli stessi mazzi, restringendole, quindi potrete giocarne una sola. Passiamo alle carte Martell, e qui vediamo una delle prime carte nuove in Restricted List. Allora, le carte Martell sono anche qua principalmente di 2 tipi. Ci sono la Torre del Sole, la Vipera Rossa e Emission in Nessos, che Emission in Nessos è appena entrata in Restricted List. Sono le carte che si prestano a mazzi combo. La Torre del Sole era una carta che permetteva di fare denaro, di fare soldi, giocando gli eventi. Era facilmente abusabile, è stata messa in questa lista per il motivo precedente.
La vipera rossa, c'erano delle combinazioni di carte che permettevano, insieme a, mi sembra, a uccisi i suoi figli, di raddoppiarne la forza, portarla a un numero esagerato e fare 15 poteri con una sola sfida, perché la vipera rossa fa un potere per ogni 5 punti di forza di cui hai vinto la sfida. Hai ucciso i suoi figli, raddoppia la forza del personaggio, quindi fai 7, 14, 28 e così via. Evidentemente è troppo, anche perché poi c'erano dei power-up, dei Tyrell ingestibili. E Mission in Essos è stata una roba un po' preventiva, era uscita da pochissimo una lista di un combo, del quale non mi ricordo esattamente il funzionamento, ma è sicuramente una carta molto simile. C'era Francesco che diceva che è una carta molto simile al Doomsday, che ti rimuovi il mazzo, giochi con pochissime carte, quindi è più facile da manipolare, e, insomma. È una carta che si prestava troppo a giochetti, quindi è stata messa probabilmente in maniera preventiva in Restrict List. Dorne invece è qui per un altro motivo, è qui perché è una carta molto forte, i Martell stavano imperversando sui tavoli da gioco e quindi è stata messa questa lista obbligando i Martell a dover scegliere tra questo e altre carte che vedremo che sono poi ovviamente quelle neutrali. Io sono un grande sostenitore di Dorne, Free Dorne, Free Dorne, Free Dorne. Secondo me non dovrebbe essere in Restricted List, ma questo è un parere assolutamente personale. E vedremo, insomma, vedremo chi la spunterà, se la spunterò io o la spunterà il nemico di Dorne. Passiamo alle prossime carte, che sono invece due agende. Allora, le due agende sono una, Sea of Blood, appena entrata in Restricted List in questa patch, e The Worst to Come. Allora, The Worst to Come è stata messa in Restricted List perché è troppo semplice buildare The Worst to Come. Ossia, c'è stato un periodo storico del gioco in cui tutti quanti giocavano le guerre che verranno. Perché? Perché è un'agenda senza sfighe, perché che ti frega? Tu fai il tuo mazzo con 10 potere, 10 plot e boh, perché no? Perché dovrei giocare solo 7 se ne posso giocare 10? Vabbè. Quindi, visto che praticamente tutti i mazzi del gioco erano The Worst to Come, chi decide? Nella stanza buia di Fantasy Flight ha deciso che era meglio mettere le restricted list in modo da aumentare la scelta, cioè dover rendere più complicato buildare dei mazzi e dare più spazio ad altre agende, quindi c'è stata questa cosa qua. E sicuramente The Worst to Come è una delle carte Martell ristrette, cioè il giocatore Martell molto probabilmente vuole giocare The Worst to Come perché ha una strategia di gioco basata sulle trame passate. Allora, se invece di averne 5 di trame passate ne puoi avere fino a 8, no, fino a 8, sì, esatto, è molto meglio. E quindi, insomma, è una carta che si gioca lo spazio dei mazzi martelli insieme a Dorne. Sea of Blood è l'ultima aggiunta di questa patch, diciamo, sì, del gioco, ed è stata aggiunta perché Greyjoy Sea of Blood era probabilmente un mazzo troppo forte. Allora, è stata aggiunta in Restricted List obbligando i giocatori Greyjoy a fare delle scelte. Io onestamente anche su questa cosa, su questa restrizione non sono troppo d'accordo, ma è anche possibile che tra un po' esca dalla restricted list. Bisognerà vedere come la Deluxe Baratheon impatterà nel meta contro i mazzi aggressivi come Sea of Blood. Sicuramente Greyjoy Sea of Blood era un mazzo molto forte, quindi è stata in un certo senso anche un'ottima scelta da parte di Mamma Fantasy Flight di cercare di dare una scossa al meta. Passiamo quindi alle carte neutrali, sono due card drawer, una la coda del drago che fa pescare due carte a testa e costa 0, vabbè, non c'è da spiegarsi perché una carta in un gioco che non vorrebbe avere dei mazzi combo, una carta del genere sia in Restricted List, e l'altra è la moglie del Dorniano. La moglie del Dorniano fa pescare e ti dà soldi. Troppo forte anche questa, si presta troppo a combinazioni a mazzi combo ed è stata messa in Restricted List. L'ultima carta è Fleabottom. Fleabottom è una carta che per un anno e mezzo da quando è stata creata fino a che non è stata messa in Restricted List era praticamente presente in quasi tutti i mazzi. È una delle carte più forti del gioco e sfortunatamente per i giocatori di Martell una delle scelte dei propri mazzi, per cui
è stata messa qui appunto per cercare di dare più profondità al deck building, evitando di fare mazzi di quasi 57 carte mettendo Flea Bottom, perché tanto non è che ti sbagli. Se ogni turno puoi fare un personaggio in più pagando un solo soldo, perché no? Comunque anche questa carta va assolutamente in conflitto con le altre carte di Dorn, appunto Dorn, le guerre che verranno, e quindi da qui passiamo alle trame. Allora, sostanzialmente qua troviamo appunto tre trame contro i mazzi combo, i suddetti, o adesso diciamo quelli che non possono essere nominati, che sono il Littlefinger Meddling, che vi permette di non pagare gli eventi. Se pensate a tutti gli eventi che abbiamo visto in questo video molto forti, è abbastanza chiaro il perché questa carta debba essere qua. Wheels Within Wheels è una plot che vi permette di scegliere un evento, prendervelo in mano, mettere gli altri nella pila degli scarti, facendoveli rigiocare con gli Annali di Castello Nero, che è la terza plot di questa restricted list. Insomma, queste tre carte andavano divise. Si creavano delle situazioni spiacevoli ed effettivamente era un altro gioco, quindi sono giustamente qui in questa lista delle carte che sono state un po' cattivelle e quindi vanno all'inferno delle plot. Le altre due sono tre Druids, presenti praticamente in tutti i mazzi. Fino al Winter Festival dell'anno scorso, mi sembra sia stata messa in restricted list a gennaio o febbraio, adesso onestamente non mi ricordo la data precisa. Era presente ovunque perché dà troppi soldi, c'erano delle marshalling da magari 20 gold. Non ha senso fare una pilota da 20 gold, chiaramente. Visto che tutte le altre da 9, 10 come Threatening Whip and Toshi o Lethsummer Fist hanno dei drawback, questa era una 2-2-1 che dava 10, 15, 20 gold e non aveva sfighe. E allora ovviamente nessuno voleva giocare altre plot d'economia ed è stata messa. L'ultima trama in Restricted List è Wrecking Tides, che è stata la bestia nera di tutti i mazzi per un sacco di tempo. Wrecking Tides è un'altra scelta Martell molto forte, perché i Martell hanno dei personaggi a basso costo, molto efficienti, perché fanno qualcosa quando entrano in gioco e poi se ne possono andare. La marcata scombava con Flea Bottom, perché mettevi il personaggio dalla pila degli scarti, lo usavi, ne prendevi vantaggio, ci facevi le sfide, poi lo sacrificavi per far riprendere in mano un altro personaggio o una location all'avversario. Insomma, anche no. E soprattutto ha devastato un'agenda, cioè non si poteva giocare Brotherhood per la presenza di quella plot che era praticamente in tutti i mazzi. Quindi anche qui una grandissima chiamata per Fantasy Flight, e quindi va bene così. Queste sono le trame. Passiamo alle carte Stark e Lannister. Allora, la carta Lannister sta qui perché è una carta combo, anche questa, anzi, è una carta che non può essere nominata. Perché Taena, che non mi ricordo bene il nome, lo spelling, ma sarà una roba tipo un codice fiscale. Ogni volta che giochi un evento, peschi, scarti peschi. È chiaro che permette di fare una selezione infinita nel tuo mazzo. È chiaro che ti fa fare una pila di scarti lunga come una Via Crucis. E quindi il turno dopo con Annali di Castello Nero ti fa rigiocare tutti gli eventi. Ragazzi, è troppo vantaggio, sta messa in restricted list. Le carte Stark invece sono state piazzate qua per cercare di tenere un po' il predominio dei lupi sul meta. Le due carte sono Wyman Manderly e Ward, erano due carte che in combinazione insieme erano devastanti per il gioco. Questo restringimento, diciamo, ha praticamente reso ingiocabile Ward se non nei banner Stark, perché Wyman Manderly è troppo forte. E giocarle insieme ti permetteva di rubare un personaggio all'avversario, farci le sfide, e prima che lui potesse fare confisca per riprendersi il pezzo, te lo sacrifichi. Peschi una carta, rialzi Wyman Manderly e lui ha perso 4 gold dal tavolo, il tuo avversario, perché te li hai persi anche tu perché hai fatto Ward, ma hai fatto super valore. Quindi, cioè, si è cercato di dividere queste due carte, secondo me facendo assolutamente bene. Passiamo quindi alle carte Greyjoy, che vedono una delle ultime carte in Restricted. Allora, una è Riders from Pyke, che è una carta che scomba con Pinch of Powder. Praticamente Riders from Pyke vi permette di giocare gli attachment ad ambush, a imboscata, per
pagando il loro costo. Pinch of Powder è una delle carte più forti è uno degli attacchi più forti del gioco e ha praticamente ambush zero in questo caso, no? Quindi tu potevi fare le tue sfide, attaccare e se l'avversario avesse avuto per caso la malaugurata idea di non bloccare o farti vincere in trigo potere di 5 più, tu giochi ad ambush Pinch of Powder, gli fai tornare in mano un pezzo e lo mandi indietro di 5, 6, 7 gold, rendendo praticamente impossibile la vittoria. Quindi questa carta credo che sia andata molto bene ai mondiali dello scorso anno, perché è finita nella lista delle carte cattive, mi sembra verso appunto gennaio o dicembre. L'altra carta, sempre per meriti di gioco, è Iron Mines, che era una delle staple, cioè delle carte più giocate Greyjoy, sempre giocata, ed effettivamente non c'era motivo per non giocarla. È finita nella lista delle ristrette insieme ad Wars to Come per rendere un pochino più complicato buildare Greyjoy 10 plot, probabilmente. Adesso Iron Mines non si vede più tanto nei mazzi, insomma era anche una questione di scelte. E ovviamente adesso che c'è una terza persona nella lista delle ristrette di Greyjoy, Iron Mines farà una vita ancora più complicata. La terza persona è Vince, è il Drone God Fanatic, che è anche qui una delle carte che ha monopolizzato il gioco, rendendo Greyjoy una delle casate più forti in assoluto. Abbiamo visto la partita della finale del Tigella. Se Daniele avesse avuto Drone God Fanatic, probabilmente la partita sarebbe andata in maniera molto diversa. Non l'ha avuto, non l'ha avuta, è esploso 3 turni dopo sotto i colpi di Rob che rialzava tutti e faceva cose. È una carta troppo forte, secondo me doveva essere un pochino riscritta, doveva costare probabilmente dei gold, non lo so, queste sono ovviamente opinioni personali, è giusto che sia in restricted list, ne sentivamo il bisogno e diciamo che va bene così, ecco, cioè, bella per noi. Adesso probabilmente i mazzi Greyjoy giocheranno Drowned God Fanatic perché è comunque una carta troppo forte, ma dovranno scegliere tra i Salvini, tra The Wars to Come, tra tutte le altre carte neutrali. Quindi, boh, insomma, vediamo cosa succede. Passiamo dai Greyjoy ai Targaryen. I Targaryen hanno due carte devastanti in combinazione, ristrette poco più di 6-7 mesi fa, direi, mi pare. Mirin, che vi permette di pescare tre carte, e Sdarlord's Relaxus, che anche questo è un codice fiscale, che vi permette di fare gold scartando carte. Allora, se una ti fa pescare 5 carte a turno invece che 2, è chiaro che è una carta troppo forte. E se l'altro ti dà 3 gold con una board presence di 4 in militare e in potere intrigo, anche qui di che cosa stiamo parlando? Soprattutto perché poi i Targaryen magari giocano le carte scartandole. Ragazzi, non si poteva vivere. I Targaryen erano devastanti perché facevano un vantaggio gold, beh, in realtà lo fanno ancora, però il re era veramente troppo. In più era un meta in cui tutti quanti giocavano la plot dei re e dare ai Targaryen il re gratis, il re che ti dà 3 gold a giro, che ti attiva tutte le abilità di scarto, troppa roba. Mirin non ha bisogno di spiegazioni, ragazzi. Doveva andare così, è andata così, infatti. A questo punto parliamo delle invece novità, perché le carte ce le siamo guardate tutte e ci sono delle novità. Una carta è uscita dalla Restricted List e la carta è Hear Me Roar. È finita la Restricted List, come vi dicevo all'inizio del video, a causa della forza del mazzo combo con Cersei, Tywin, era un jumper che barava praticamente sul costo dei personaggi per fare 300 milioni di sfide e un sacco di punti. È stata tolta dalla Restricted List per fortuna. Infatti, qui abbiamo anche una diapositiva del personaggio che più trae vantaggio da questo sban, che è Nimer. Infatti, è Nimer Miroar, scusatemi. E insomma, sono molto contento di questo sban perché i Lannister adesso hanno veramente un po' di possibilità di tornare in partita. È una carta che fa molto vantaggio,
Boh, secondo me è giusto così, vediamo che cosa. Le ultime due informazioni che vi devo dare su questa restricted list sono che... Allora, sono che ci sono due carte dell'Axe Baratheon con un wording sbagliato. Una è Kingsgrave, mi pare si chiama, è una roba inutile quella che vi sto dicendo. Praticamente c'è scritto Kingsgrave male, è scritto come se fosse un tratto, invece doveva essere il nome della carta. Dimenticate quello che ho detto, ai fini del gioco è assolutamente non interessante, ok, leggetela ed è corretta. Invece il Dothraki Steed, il cavallo Dothraki, immagino si chiami, ha una limitazione che è uno per personaggio, cioè non puoi andare a cavallo come i bulgari su due cavalli, così, ma devi avere al massimo, puoi avere al massimo un cavallo per personaggio. Non c'è scritto sulla carta, sappiatelo, la restrizione è questa. Ultima cosa da sapere su questa restricted list è che è stato fissato, lo troverete scritto in grassetto in rosso, poi magari linkiamo anche linkiamo il link fa schifo, però avete capito, nel nuovo patch, potete duplicare le vostre location limitate, uniche, senza dover giocare una limitata. Prima nel gioco non si potevano giocare Arbor, per dire, che è una carta limitata unica, e duplicarla subito. Invece adesso si è detto che la carta che stai giocando duplicato non ha testo e quindi non ha la limitazione limited, ma la scritta limited, e quindi puoi giocare e duplicarla senza nessun problema. Detto questo, direi che ci siamo di tutte le cose, tutte le novità su questa nuova patch del gioco. Non vedo l'ora di trovarvi ai tornei di quest'estate per giocare tutti insieme. Troverete il Late Summer Feast a fine luglio e una serie di Road to Late Summer Feast per tutto giugno e luglio. Venite a giocare, ci divertiremo tutti insieme. Se vi è piaciuto il video, vi piace il canale, ci volete bene, potete likeare la pagina Facebook del Conclave, la pagina Facebook di Fenucotter, che poi sarei io. Mettere unirvi al canale YouTube del Conclave e followare il canale Twitch del sottoscritto. Detto questo, non ci resta che salutarci, grazie a tutti, bella, buon torneo. Ciao!